terzo episodio che si verifica nell'ultimo mese e mezzo, negli ultimi 2 mesi. Abbiamo iniziato ad ottobre ritrovando uno sversamento abusivo su un'area confiscata dalla criminalità organizzata, dove deve sorgere un auditorium. Nella notte tra sabato e domenica è stato praticamente vandalizzato il campo sportivo, asportando tutti i fili dell'impianto elettrico, i termosifoni, la caldaia, la rubinetteria, i completini della squadra di calcio, i palloni da gioco e altre attrezzature della squadra, e stanotte è capitato quest'altro episodio. Sono una serie di episodi che giustamente vanno ad incidere su quelle che sono le casse comunali e inevitabilmente i costi dovranno aumentare, perché noi dovremo noleggiare i camion che erano di nostra proprietà, quindi avremo un aumento dei costi della spazzatura dall'anno prossimo, ma già da subito ci dovremo attivare per trovare le risorse per poter noleggiare i camion in questi mesi restanti dell'anno, non avendo nemmeno la copertura adeguata, perché mai a pensare a una cosa del genere, però voglio dire, troveremo comunque le risorse. Abbiamo fatto lo stesso il servizio oggi, la ditta ha mandato altri 2 camion, quindi noi abbiamo completato il servizio. E tiriamo avanti. Grazie.